Allora, oggi ci stiamo addentrando a Ponte Cardona, che sarebbe a Narni, quindi vicino Terni. Stiamo per vedere il centro esatto d'Italia, Sì, sembra. dove c'è una pietra che dice che se la tocchi porta fortuna. Vediamo un pochettino che succede. Intanto ci siamo avviati verso questo viadotto alberato, quantomeno si respira. Allora, i piedi devono essere buoni per farsi questa camminata, perché guardate un po', se non ci avete piedi buoni qui non ci venite, anche perché ci siamo anche persi con la moto, quindi è stata un'impresa, però vabbè, alla fine chiedete alle persone, perché il rapporto umano vince su Sui navigatore, sui social. social e sul GPS. Cammina cammina, ci imbattiamo anche in questi cartelli che ci dicono di avere rispetto dei boschi, Fai giusto? vedere i nani. Dove stanno? Eccolo là uno. Dov'è? Ah, ecco. Sotto. Possiamo anche trovare ogni tanto dei nani appesi negli alberi che ci fanno compagnia. Intanto, in lontananza, possiamo scorgere questo bel panorama con il bel laghetto che è un pochettino Segnale sporco, GPS interrotto. Il GPS ce l'abbiamo perso, quindi Che c'è ancora ci acceso. teneva ancora acceso, c'ha ragione. Te se magna la batteria. Nel 1568 è stato buttato giù, prima torturato da questa rupe, il nobile romano Francesco Cenci, non perché non ha svelato dove si trovava il tesoro da lui sepolto in questa zona. Chissà se lo troviamo noi. Anna, oh, cerchiamolo, Alla fine di questo percorso ci si può anche imbucare una lettera, Perché la dea c'è. La dea c'è, ricordatevelo, e visto che c'è, questo è il ponte Cardona, un ponte molto 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 antico, e questo qui, in aperta contesa con Rieti, dovrebbe essere questo il centro d'Italia. Esattamente, Lotta combattuta. una lotta combattuta. Si dice che toccando questa pietra ci sia, per chi la tocca, fortuna e salute, quindi noi l'abbiamo toccata. Questo simbolo fallico più che pietra, la pietra è questa qui, eccola. E già ci sentiamo fortunati, no? Già sento che giocando a Superenalotto vinceremo e Abbiamo due biglietti. abbiamo preso i biglietti, esatto, sì, adesso vediamo un pochettino. Si sente, si avverte questa fortuna. Comunque, ragazzi, se non avete niente di meglio da fare, io direi Un che salto lo potete fare. un salto ve lo potete anche fare. Ciao a tutti dal centro d'Italia.